pomadina al capello c'è tutta, se no. Buongiorno. Come ho promesso stamattina, barba online. Mi sa che è arrivata l'ora del taglio del capello. Non fa tanto. Azza, come scotta. Oh. Ah. Mamma mia, acqua bollente. Aspetta che do una pulita, se no. Mi stanno ammazzo. No. Oddio, ancora messaggi. Vabbè, tranquillo, tanto poi la rimetto un'altra volta e sul tubo, quindi tranquillo, mi ha fatto piacere che ti sei momentaneamente collegato. Qua manca qualcuno, buongiorno a tutti quanti ragazzi, faccio vedere un attimo pure a te che succede, perché sennò poi... Oltre a me, la faccia mia strana oggi, vedi, sono collegato Mirkat, ma perché sti messaggi di Twitter li odio, ok, facciamo così, spero che sia andata tutta bene stanotte, tutto a posto, il lavoro, eccetera, eccetera, ok, allora... Io l'altro amichetto, buongiorno Andrea, buongiorno, speriamo che la Belvan si sveglia e niente, io inizio, pure questa la metto un po' più qui perché sennò non mi si vede, mamma mia, ho un sonno ragazzi, però che ti fa? Allora, no. Aspettate un secondo, Allora. Questo, fatto tutto, vabbè, io inizio, io me la comincio a fare, ma c'è qualcuno che ancora manca, va bene, però io devo iniziare. Allora, vediamo se la cosa viene bene stamattina. Intanto inizio con la preparazione del pennellino, vedi, questa ciotoletta mia. L'acqua rigorosamente calda, giusto? Considero che ho messo la caldaia al massimo, quindi sarà bollente, fumante. Mamma mia! Quindi intanto la questione preammollo del pennellino. Vedi? Cambiato. Eccolo qua. Acqua calda e lo lascio un pochino, così si prende bene. Poi altre fasi preliminari importanti da attuare. Come sempre è codesta. Il pre-barba, questa mattina per accelerare i tempi vado con l'acqua calda direttamente sul viso, quindi vado avanti così, oggi faccio così, perché ieri ho visto chi se lo mette col pennellino, ma ne mette secondo me, eh sì Andrea, oggi si inaugura finalmente il nuovo pennello della Proraso, finalmente.
dopo un giorno di, anzi una notte e un giorno di ammollo, è arrivato il momento. Non puzza tanto, dico la verità, anche che quella tecnica che ho messo pure su YouTube serve anche a pulirlo, però sembra che va bene così. Allora mi sciacquo un attimo il viso. Mamma mia, come scotta. Allora, io tampono, ho tamponato con l'acqua calda. Adesso la cosa più importante che faccio è questa. Pre-barba, ragazzi, pre-barba è importante, però a parer mio, io quasi, guarda, quasi l'ho finita. Guarda, guarda pure te, quasi finita. E stavolta uso le dita, ne metto parecchia, perché siccome ho tanta barbina da togliere, li abbondo. Anche perché il costo, ragazzi, non è esagerato, per fortuna questa linea non ha prezzi così alti e inaccessibili, quindi io, a punto di vista mio, preferisco abbondare che metterla una quantità esigua che un po' non c'ha senso, a parer mio, sempre a parer mio, ragazzi. Anche perché c'era chi mi ha consigliato, fai... Usa il rasoio, lo sciavetta, però con questo tipo, siccome già sono irritato abbastanza qua sotto, non me la sento. Sinceramente, scusami se ti deludo, ma non me la sento. Oggi proprio no. Quindi acqua calda, meglio se usate un asciugamano bagnato con l'acqua calda ed andate, lo strizzate e ve lo poggiate sul viso. Ecco, io già me lo sono perso. Allora, questa fatta, metto via. Metto via. Poi faccio un'altra cosa. Prendo intanto nel frattempo sempre il mio bel rasoio Gillette Slim Twist. E anche questo lo vado a mettere dentro l'acqua calda, in modo tale che la lama si ammorbidisca un pochino. Poi guarda, l'altra volta l'ho oliato, no? Aspetta, tolgo la lama perché sennò è pericoloso. Guarda come fa adesso, guarda. Tac, tac, tac. Figo, forte. Allora, sì, meglio, sì, la penso pure io così, è meglio abbondare che deficere, soprattutto poi quando hai il tappetino sul viso. Quindi questo lo vado a mettere insieme, vicino, non troppo vicino al pennellino, in modo che si... Tanto è bello fare la barba così, però ragazzi, dai, c'è qualcosa di particolare, di mistico quasi. Oltre che vedete lo schifo d'arredamento del mio bagno, però è mistico. Parecchio mistico. Pure per te che guardi di qua. Che ho le persone collegate lì. E niente. Comincia a fare effetto, gli devi dal tempo. Non è che tu la metti e 5 secondi c'è l'effetto del mentolo. Poi io ho preso tutta la linea verde, quindi... è tutta a base di mentolo, cosa che a me piace, e comincia adesso a fare effetto, quindi non ci vuole un po' di tempo. Pennellino bello che ho lavorato, eccolo qua. Boom. Finalmente oggi si utilizza questo bambino, oggi si utilizza. E poi andiamo, tanto pennellino abbiamo tolto, questo abbiamo tolto, e andiamo e iniziamo a montare. Vediamo,
Allora c'è la c'è una scuola di pensiero che dice che la montatura della, qui è scritto sapone, ma vabbè, è crema perché sta dentro il tubetto. C'è chi dice che va montata tanto schiumosa di qua di là, e c'è chi dice addirittura che non deve uscire dalla ciotola. Ma ognuno fa quello che può, basta che sia. Io ne metto abbastanza oggi, metto un altro pochino, perché comunque sia farò la doppia passata, tranne che il controvelo, perché il controvelo non va. Questa continua a mandarmi messaggi, non l'ha capito quello che sto facendo. Ok, quantità e quantità, eh. Quindi qui andiamo a essere un po' tipo fisioterapia, capito? Oggi sembra estate, eh? Si è svegliato, ragazzo, si è svegliato. Aspetta lui. Allora, che succede? Quando monti, se senti che fa troppo attrito, senti l'acquetta. Acquetta, poca poca. Poca poca, e continui. Vedi? Vado costantemente a ripulirlo, perché purtroppo già l'ho spiegato, c'è il vizio che mi dà fastidio che esce. Buongiorno Alex. Buonas dia. Qui si va avanti, qui si va avanti, si va avanti. Si crea, stavo dicendo, visto che tu te lo sei credo perso, non so se vedi direttamente lo streaming in differita, però dicevo, per quanto riguardava la schiuma per il sapone, che c'è chi dice che non deve uscire fuori dai bordi. Ognuno ha la scuola di pensiero propria. Io vado a riaggiungere dell'acqua perché fa molto attrito, quindi significa che non è impastata a dovere, quindi continuo a rifarlo. Chi è? Chi è? Vabbè, ho perso tutto e mi sono sciacquato il viso con l'acqua calda. Ho messo in immersione prima ho messo in immersione il pennello in acqua tiepida. Ho messo anche il rasoio, che oggi mi faccio con rasoio di sicurezza perché non me la sento di sfidare la sorte e rovinarmi ulteriormente il viso. Intanto qui monta, quindi oggi faccio questo. No, ma io ho disabilitati i messaggi e notifiche di Twitter, ancora arrivano. Non è possibile. Quindi schiumosità e tutto quanto, qui la stiamo raggiungendo, certo ancora non al top al 100%. Adesso ci vorrebbe un bel caffè, ma se lo chiedo alla mia consorte penso che mi uccide, perché me l'ha chiesto prima lei, io non gliel'ho fatto. Cominciamo a dire cose volgari e cattive nei miei confronti, eh? Vedi? Però è ancora troppo densa. Yeah, yeah. E Davide se n'è andato a dormire giustamente, è entrato un attimo, mi ha salutato e se n'è andato. Allora, vedi? Penso che sia arrivato il momento buono, penso, però vedi come io non l'ho fatta per nulla uscire, perché, ripeto, ho il vizio che è più forte di me, se la vedo che trasborda mi dà fastidio, la odio,
Io poi tempo fa mi sono rotto lo scafoide, quindi sto lavoro è un po' una tortura, però fa bene, fa fisioterapia. Pensa che mi ero comprato la pallina, quella inglese è una pallina che più la giri più crea forza G, no? Quindi dà parecchia. Io penso, non so, dite voi, secondo voi è pronta? È l'ideale? C'è, va bene, che dite? Un consiglio? Lo so che dal momento che voi scrivete dovete considerare che dal momento che poi effettivamente vedo passano minimo 20-30 secondi, perché c'è la leggermente differita e l'ho riscontrato ieri. Io qui in monto, ragazzi, non so se vedete bene la consistenza. Ecco, la mostro anche in camera. Ah, addirittura da 8. Grazie regia, grazie. Allora, cosa ne pensi di questa schiuma che ho fatto prima che mi si smonta? Che ne dici? Tutto bene? Bella? Ok, proseguo perché sennò ragazzi qua si smonta tutto, è un peccato. Voi state sprecando, mi state regalando il vostro tempo perché mi state guardando, vi ringrazio. Però è figa sta cosa, è forte perché tu ti colleghi con Meerkat, no? La mattina e ti fai la barba in compagnia di altre persone che hanno come te. Sicuramente da più tempo la passione per questa arte. Adesso voglio sfidare la regia. La regia catafratta e sibaritica. Ecco qua. Catafratta e sibaritico, cosa ne pensi adesso tu? Cosa ne pensi? Tu stai parlando con me? Ce l'hai con me? Ah, tu ce l'hai con me. Bene. Adesso penso di aver raggiunto il massimo, cioè proprio top, 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 top. C'ho un futuro da montatore di schiuma, dai, quello almeno l'ho capito. Posso realizzare qualcosa nella mia vita. Questo però lo prometto, grazie anche ai consigli perpetui e continui della regia che mi ha supportato finché io riuscissi ad avere un risultato ottimale, quindi questo va detto. E torniamo al discorso rasatura, signori. Ormai la prebarba sta effettivamente torturando la mia pelle, giusto punto. Ecco qua, la situazione penso che sia pronto. Quanto raggiungiamo? Raggiungiamo il 9? 9? Raggiungiamo? Dai, su, dai, dai, dai che manca poco, signori, su. Stamattina c'è in offerta la schiuma. Vabbè, io arrivato a questo, ragazzi, mi fermo perché sennò sta 3 ore, cioè mi conviene prendere le uova e montare la maionese. Io qui ho fatto e me la vado a mettere sul. Ma mi è abituato a quel coso lì che c'avevo prima. Quello era fatto con peruì. Con piume di fagiano proprio. Che bel massaggio il pennello nuovo, ragazzi, un'esperienza nuova per me, positiva, bella, catafratta e sibaritica. Questa la lasciamo qui a riposo, sperando che non si smonti subito, perché è un peccato, perché stavolta è venuto accettabilissimo, credo. Quindi andiamo avanti. Cioè, è talmente bello la sensazione che dà e che lascia questo pennello sul tuo volto, che è una cosa spettacolare. Immagino i pennellini fatti con il tasso, che cosa spettacolare possa essere. Allora,
Fatto questo, la ripongo da una parte, perché poi farò la seconda passata. In teoria, da quello che mi è stato sempre raccontato, quando ti fai, ti passi la crema o il sapone, dovresti attendere un altro po'. Io in questo caso no. Sì, vabbè, ma adesso che inumidire non c'era bisogno, dai. Io intanto procedo, inizio. Sacrilegio. Qualcuno penso che mi odierà. Ma io già c'ho il faccione grande, no? Se vede. Poi ci metti più sta barba che comunque sia. Chi è? Sì, solita la metta, anche perché adesso ho queste, poi quando sarà, se le riesco a trovare, le cambio, quindi le testo tutte. Poi arriverò anche a usare, se ci riesco a comprarlo, il fatti. Vabbè, dai. Un po' di collaborazione nei paesi, su. Che male c'è. Penso che abbia leggermente perso il filo verso la parte centrale, perché come vedi che fa. Mi dà un attimo di... Comunque è troppo forte la soglia di sicurezza, ragazzi, è troppo forte. Chi è? No, non è che fa fatica. È che è normale, c'è tanto pelo. Poi la metta comunque sia già stata abbastanza, non dico stressata, però questa dopo credo un paio di... disbarbate vanno a farsi benedire. E poi io ho sto pelo che è abbastanza legnoso, capito? Molto 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 legnoso, quindi di conseguenza qui alziamo un pochetto. Provedi. Che dici? No, la metta non è vecchia, l'ho usata l'altra volta, quindi c'ha una sola. Non è vecchissima, cioè l'ho usata soltanto una volta. Allora, qui.
Il lavoretto suo lo fa, non è che non lo fa. Ma adesso la cosa che mi ha, che mi sta prendendo, mannaggia a te, in senso positivo, lo dico in senso positivo alla regia. E qual è la cosa che pensi adesso? È che vorrei, vorrei il Fatip, perché da quando mi hai fatto vedere quel filmato è quello su, è venuta la fantasia anche a me, non te lo posso nascondere. Vabbè, dopo rifiniamo. Ah. Vedi, io in quel caso, il discorso che abbiamo fatto l'altra volta, ho affrontato l'altra volta il discorso di come impugnarlo, essendo molto pesante in testa, scusate, essendo pesante in testa non posso tenerlo sbilanciato, lo devo, io personalmente lo devo tenere così, perché se no tende ad andare giù, perché la parte sotto è fatta in plastica, quindi non è tanto... no, la puzza del pennello non si sentiva e non si sente proprio. Quindi, scusa. Perché nel precedente video spiego anche a chi poi guarderà la sorta di differita sul video che ho fatto prima dell'utilizzo. Quindi pennello nuovo, la prima volta che lo vuoi utilizzare. Buona norma dice che il pennello vada lasciato in acqua per 6-12 ore, poi va lavato con del balsamo o prodotti per capelli e lasciato in immersione o con l'acqua saponata, quindi con lo stesso balsamo, se no come ho fatto io, semplicemente per togliere anche un po' la puzza. Per togliere la puzza del maiale, visto che è in setola. Che poi... Che poi quello che ti volevo dire, carissimo amico, è un'altra cosa. Allora, a parte, vabbè, qua mi sono sgrattugiato, ok, vedi qua mi sono sgrattugiato. Che succede quando ti sgrattugi? Come nel mio caso, come da fagiano. Allora, o hai la matita emostatica, che la vendono nei supermercati, come vendono nei supermercati quest'altro tipo di prodotto, ti faccio vedere il mio, messo qua così, ormai è, penso ormai la pietra di Gandalf questo, va inumidito per fermare. Brucia, ragazzi, questo brucia, però fa bene. Non ferma del tutto il sanguinamento, però qualche cosetta la fa. Dove esce a fiumi? Sai che me lascerei sta parte così, sai che ride? Oltre che sciboritico. Fa donne, è arrivato l'ombrellaio e la rodina. Ok,
utilizzare il monitor della telecamera non è tanto utile, però un'altra sensazione. L'altra volta parlavamo dell'argomento della mappatura della barba, del video del carissimo, anche se ancora non lo conosco, mi ricordi il nome? So che è di Lernia, però non mi ricordo il nome. Aiutami, regia, aiutami un attimo. Per quanto riguarda il verso, lui consiglia di toccarsi il viso e sentire il pelo da quale parte tira e fa rumore, quindi sarebbe, da quanto ho capito io, la parte come tagliare, il verso da tagliare. Quindi in questo caso io ho utilizzato un attimo quel consiglio, e qua mi è riuscito, perché se vado dritto per dritto c'è stata una settimana, vedi, e non va via una cippa. Good morning, Vietnam. Beh, regia, io sto aspettando gentilmente una risposta per quanto riguarda il collega che fa video sulla rasatura. Gentilmente, regia, grazie. Mauro di Lernia, che ha fatto il video dove mostra la mappatura e l'aiuto sulla rasatura. Io oggi l'ho fatta un pochetto mia, sto provando a utilizzarla, quindi lo ringrazio se tante volte vedrà mai questo video qui. Non lo so. Certo che tra loro due scambio generazionale senza paragoni, cioè senza paragoni, questo che sia Fusion, non Fusion, Trucchios, non c'è paragone, ma non c'è proprio paragone, ragazzi, non c'è. Catafratto e sibaritico, facciamo come il Grande Fratello quando dicevano Freeze, quelli Ok, perfetto ragazzi, adesso vado a fare la seconda e ultima passata, perché come si nota ancora qualche pezzo di truciolato è rimasto e non credo che mi stia molto bene la barba, ma meglio così col baffetto. Allora, qui altra cosa che dobbiamo dire, regia, è il fatto che si vede l'alone della barba, normale perché ho fatto una passata sola. E se lo vuoi fare laddove lo supporta, usa il contropelo e fallo anche in modo obliquo, a secondo però della tua pelle, quindi prova prima con rasoi meno aggressivi e meno pesanti, prova, tentar non nuoce. Qui la mia bella amica è rimasta così, prodotto Proras, chi è? Bisogna altre gocce di acqua sulla schiuma, vado, ma non,
Va abbastanza bene, dai. Oh! La schiuma dice, ma quanto me devi utilizzare? Ma quante barbe devi fare? Sibaritica, questa è sibaritica, segno di ricchezza proprio, che sibaritico quello significa. Me ne vado a montare. Ok, ok. Allora, abbiamo raggiunto un'altra volta il livello ottimale, semplicemente avendo aggiunto due goccette d'acqua, come giustamente la regia Calafratta mi ha suggerito. E niente, è tornata al suo splendore. Non ha accusato assolutamente nessun tipo di problema rispetto alla palmolive rossa che utilizzavo io, ma precedentemente già scaduta, morta e decomposta, perché erano più di 2-3 anni che era aperta, quindi il 12M si è andato a fare benedire insieme alla crema. E niente, qui è tornata alla sua gloria, io me la vado a rimpiastrare sul mio visetto. Oh, mamma mia, che abbiato a quel porco lì, quel maialetto. Ma era tutto rotto. Devo fare il baffo, perché se mi recito questo mi inalbero. Quindi non ne vale la pena. Welcome on board. Poi devo fare le mie piccole... Oddio, no, allora, scusate un attimo, comunicazione di servizio, scusate. Sì, dimmi. Aspetta, aspetta un secondo. Dai. Allora, continuiamo. Ah, comunicazione servizio, scusate, ma esigenze, perdonate, Sorry. E dici, è meglio così senza? Può parlare? Sì. Che c'ho l'assistente di studio qua. Aia. Potresti fare un caffè visto che ci stai? No, non mi sono tagliato, è semplicemente che se questi peletti qui fastidiosi, questi piccoli qua sotto, se sono un attimo... Vedi? Non si sono prostrati davanti al Gillette, non gli è fregato proprio niente. No, no, non mi sono tagliato. No, 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 no. Assolutamente no, nessun taglio, ragazzo. Chi è?
Quindi qua sembra fatta, non dico in modo perfetto, ma sembra, vedi? Sembra buona. Piaciuta, eh? Di la verità che ti è piaciuto. No, non mi sono né sgarrato né tagliato, no, non è successo niente. Semplicemente ho trovato resistenza. Ok, finito. Allora, un'altra cosa importante che va fatta dopo che hai finito questo qui. Comprate sta lume da rocca, compratelo, compratelo perché male non fa, costa una fesseria. Scusate, mi sciacquo il viso, scusate. Adesso do di acqua fredda che ti richiudo subito i pori. Allora, che cosa dovete, a parer mio, fare? Io adesso che cosa faccio? Vado semplicemente a riprendere il mio bellissimo allume di rocca, lo bagno, e me lo passo dappertutto. L'azione deve essere di 20-30 secondi, lo dovete far agire, dopodiché vi dovete rilavare subito il viso. Ok? Questo è importante, eh? Lo metto là, tanto ormai questo è arrivato. Che dici? Un pelo fastidioso qui. No, se io vi pirite la barba cava in setta, ma neanche se mi paghi. No, no, non esiste proprio. I peli che pinzette, lascia perdere. Allora, fatto questo, io avrei terminato, però manca una cosa. Che manca? Secondo te, che mi manca a me? Qua sotto sono da correggere, pure qui. Correzione fatta in modo scrupoloso, così non mi gioco i baffi. Ok. No, no, ma neanche l'aglio, ma non esiste proprio. Allora, stamattina, ecco come casca tutto l'olio perché non è avvitato. Stamattina ci vado a mettere come dopobarba il Wilkinson. Oh, mamma mia, sta telecamera, mi mette a fuoco. Eccolo qua. Stile fantoziano, anche se lui là usava il denim. Posso dire che il Wilkinson, guarda, te lo assicuro, questo qua che ho io, lo sport, non è molto molto aggressivo, è a base alcolica sicuramente. Mazza, non è possibile, aspetta, oh. 30 mesi. Allora sta perfetto ancora. Non è forte come il Wilkinson,
No, non brucia, non brucia assolutamente, non brucia come il denim, quello che uso io, quello verde. Assolutamente, quindi massaggiate. E questa è anche l'arte di farsi, tra virgolette, arte ancora. Non sono un artista, ma un ragazzo di bottega. Però, diciamo che questa è la procedura. E da Ace, da principiante, è questa qua. Adesso io ti faccio vedere un'altra bella cosa. Voilà. Allora, questo è quello che piace a te, cioè piace, non questa profumazione. Questo è il denim. Il denim purtroppo mi rimane, brucia troppo, però è buono. Non, sinceramente oggi non è adatto con la giornata, secondo me, questo qua. Invece Wilkinson è più che bene. Anche se preferisco come fragranza il William. Il William, secondo me, è ancora meglio. Quindi questo l'ho fatto, signori. Adesso vado ad arricciare i miei splendidi baffi, perché ho dei baffi che sono bellissimi, non puoi dire di no. Non lo puoi dire. Oggi userò la cosa dove ho messo il Capitan Fabchet. Oggi uso lui. Scusate, ma ha fatto in modo perfetto. Ok, fatto questo, ragazzi, passo a mettermi la mia cera della Fabchet. Ah, regia, chiedi il saluto allo spettatore. Ciao Davide, ti saluto. Tu sei andato a dormire, ti saluto anche qua. Sei andato a dormire in questo, non dico questo frangente, ma credo un'oretta fa. Ti saluto, ci sentiamo poi in giornata con più calma. E mi è fatto molto piacere trovarti prima online. Ci siamo almeno salutati. Qui c'è un pelo ribelle che va fustigato. E niente, ci vediamo nel pomeriggio, dai. Quindi regia. No, perché questi vengono così troppo uniti? Non mi piace. Qui pure, vedi, c'è da lavorarci. Vedi? Quindi oggi sono, adesso sono diventato sibaritico. E catafratto. Senti, allora invece la camera come la vedi? Cioè come mi si vede stavolta? No, adesso io andava tranquillo, non è che era un po' la lama. Appena possibile faccio, anzi se ci riesco faccio pure oggi. Casomai un ordine di lamette, perché la regia mi chiede come se l'acqua incideva, più acqua incideva sullo scorrimento della lama. Qui lascio crescere ancora perché devo. Ragazzi, Eminov, ragazzi, is. Come lo posso spiegare? Ragazzi, inteso. Voi, sì, giustamente, c'è ragione te. Voi, everybody.
Allora io ho fatto questo, Fatto. Finito. metto il maiale porco, uguale, invece dall'assistente il caffè non arriva, non so per quale motivo, mi devo arrabbiare oggi che non mi arriva il caffè mentre mi sto arrabbiando, non si incalza lei. Io ho poca dimestichezza con la lingua, purtroppo mi danno a tagliare pure i capelli perché sono improponibili, proprio improponibili. Vedi, oggi non vanno idea, sembra un pappagallo. Oggi mi lascio così, oh. Ok, è arrivato il momento che io ho fatto, finito, un pappagallito oggi perché sti capelli non si possono guardare oggi in una maniera più assoluta, fanno veramente schifo, troppo lunghi, mi cominciano a dare i nervi, io che poi l'ho portati per molti anni corti. Quindi comincio ad avere problemi col capello. Oh. Orribili, orribile a dir poco, eh. Sì, se vado dal carissimo, sì. E vado da lui la se ancora c'ho la più che altro se prende perché là è un posto dove il cellulare prende poco, non prende tanto, quindi c'è pure quel problema lì? Sicuramente sì. Anche perché o ci andrò domani o in settimana, ma ci devo andare perché così proprio non è fattibile. Non è proprio fattibile. Poi altre cose. E poi la provo sta Twitch Cam, la provo un attimo. Ancora non c'è avuto tempo perché tra unire poi il video, montarlo e tutto quanto, il tempo se ne va via, poi altre cose che uno magari deve fare, rimane un po' difficile, capito? Quindi sicuramente ci devo andare. Perché sti capelli così non si fanno vedere. Vabbè, sì, poi quando c'è un attimo di tempo ne discutiamo. Oggi sono un attimo impicciato, come ieri. Aspetta che devo fare una cosa. Aspetta. Vedi, noi stiamo chiacchierando. Non è che sono scemo che parla a vuoto. Cioè, oddio, un po' esaurito, sì, ma scemo per tutto no. Quindi sto parlando a distanza con altre persone che si sono gentilmente collegate e niente, finito qua. Io ho fatto, che dire, venuta bene. Senti, guarda, io perché ti dico che il controvero certe volte non mi serve. Aspetta, che qua la regia catafratta se no non mi dà ragione. Allora, senti, senti, liscia, normale che se vai così poco poco lo senti a pelle, lo senti con, vedi, però bene o male liscia, molto liscia. Oggi è venuta abbastanza bene, dai, mi sono anche divertito, quindi più di questo non posso dire. Vado a riporre gli oggetti aspetta, poi quello che stavo facendo ieri, che poi ieri sera mi sono messo a farlo, questo qua, stavo provando. Allora, intanto questo va qui, però lo sai che c'è? Io adesso che ho finito,
Adesso che ho finito, che mi ha fatto sparire tutti gli arnesi del lavoro, qua sono spariti tutti, non si sa com'è. Vabbè, questo lo rimetto qui, dai. Adesso lo rimetto qua e vado a pulire il mio pennellino. Guarda, questa è rimasta, che faccio? Regia? Buon signore. Regia, ci siete? Pronto? Allora, pennellino va lavato. Io lo strizzo e lo asciugo in questo modo, in modo che fuoriesca del tutto l'acqua presente all'interno del pennello. E poi lo vado gentilmente ad asciugare, di qua non si vede ma qui sì, ad asciugare con l'asciugamano. Poi che devo fare? Devo ricorlo, siccome questa è più stretta, lo sappiamo che questa è stretta, senza andare ad incidere sulle setole in modo aggressivo, eccolo qua, ecco il mio set. E me lo metto qui e ricordo. Tutto questo è finito. Ultima chicca. Vi faccio vedere una cosa che io amo, che mi hanno quasi finito. Che cosa? Ah sì, di metterla via. Adesso mi do una piccola bottarella di codesto. Adesso sto a posto, pizzica più questo che dopo barba, no? Però va bene, va bene, va bene. Allora, questo fatto, signori, bene, io ho terminato. Spero di essere stato di aiuto e grazie per la visione. È molto sibaritico in questo caso, molto molto molto, ma ne vale la pena perché è buono. Poi a seconda dei gusti, a me piace tantissimo. Quindi qui finito e passiamo poi a risentirci sui vari social. Quindi io vado a chiudere, anche a chi mi voglia andare a fare un caffè, che non ce la faccio più, mi sto trattenendomi dalla voglia del caffè. Quindi ringrazio tutti quanti per la visione, sia qui sia lì, e ci vediamo alla prossima sbarbata, e tanto ormai diventerà per me un rito farlo sia in live che in differita. Quindi buona giornata ragazzi, buona festa del buon giugno, 2 giugno, oggi è 2 giugno, e ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti quanti, ciao 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 ciao, chiudo.